Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento di Ravenna 2022, Fare i conti con l'ambiente. Io sono Michele Marchesini della Zoppellari Golini e Associati SRL. Oggi in particolare parleremo di norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e più nello specifico negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. Nello specifico, gli argomenti che andremo ad affrontare riguardano il nuovo testo coordinato sulla sicurezza antincendio, ovvero i tre decreti che alla fine dell'anno scorso sono stati approvati andranno a sostituire il DM 10 marzo 98. E forniremo inoltre alcune anticipazioni per quello che riguarda la norma tecnica di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che dovrebbe essere a breve approvata. Nuovo testo coordinato sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ovvero nuovo 10 marzo 98, perché dico nuovo 10 marzo 98? Il 10 marzo 98 ha accompagnato molti di noi, diciamo, per tutta lo svolgimento dell'attività lavorativa. Era un decreto che era stato emanato ai sensi dell'allora testo unico sulla sicurezza, quindi il decreto noto come 626, ed era rimasto anche a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 81 del 2008 come testo di riferimento per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. A fine dell'anno scorso, in particolare a settembre, in rapida successione sono stati approvati tre decreti. Il decreto ministeriale 1 settembre del 2021, il decreto ministeriale 2 settembre del 2021 e il decreto ministeriale del 3 settembre 2021, che andranno alla fine di quest'anno, a un anno dalla loro pubblicazione in gazzetta, a sostituire, ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 98. I tre decreti che sono noti, diciamo, come decreto controlli, decreto GSA, quindi gestione della sicurezza antincendio e decreto minicodice, vanno a sostituire delle specifiche parti del decreto 10 marzo 98. Come vedete da questa slide, entreranno in vigore, in successione. Il primo a entrare in vigore sarà il decreto del 1 settembre, ovvero quello sui controlli e le manutenzioni degli impianti antincendio, a seguire il DM 2 settembre sulla gestione della sicurezza antincendio e in ultimo il DM 3 settembre, cosiddetto minicodice, che tratta nello specifico la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Qual è l'obiettivo di queste norme? Adeguare le misure antincendio a quella che è stata l'evoluzione tecnica e normativa e rendere questi, quindi la definizione di come adempiere a queste misure più organizzate, più coerente con le norme antincendio attualmente vigenti. Vediamo dunque il decreto, cosiddetto decreto controlli, ovvero il decreto che definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio e che va a sostituire l'analogo contenuto del DM 10 marzo 98, ovvero l'allegato 6. Ho riportato l'articolazione del decreto in questa slide. Come vedete, sono pochi articoli, questo spesso succede nelle norme tecniche che hanno un corpo estremamente sintetico e le parti più significative sono sicuramente gli allegati, dove appunto sono definiti i contenuti tecnici della norma. Vediamo dunque brevemente quali sono gli aspetti più significativi e le principali novità introdotte dal decreto rispetto al 10 marzo 98. Beh, innanzitutto, per quanto riguarda le definizioni, ai fini dell'applicazione del decreto, diciamo, il decreto ribadisce quelle che erano già le definizioni di cui al 10 marzo 98, ma le specifica forse con maggior chiarezza, in particolare per quanto riguarda il tecnico manutentore qualificato.
Infatti, la manutenzione degli impianti antincendio deve essere demandata a ditte specializzate, che siano in grado di effettuare le attività di controllo periodico sugli impianti antincendio. Ecco, storicamente uno dei temi era stata, la qualificazione di queste, ditte, che veniva attestata magari semplicemente con l'iscrizione a una determinata categoria di attività all'interno della Camera di Commercio. In allegato 2 il decreto, per la prima volta invece introduce quelli che sono i contenuti dei corsi qualificanti per i tecnici manutentori per attestare appunto l'idoneità all'effettuazione delle attività di controllo periodico sugli impianti antincendio. Importanti precisazioni il decreto le fornisce anche però sui criteri per gli interventi di manutenzione, in particolare in allegato 1, il decreto precisa che qualora le attività di manutenzione vengano svolte in accordo a norme UNI, a norme tecniche, quindi di riferimento, standard riconosciuti, questo conferisce presunzione di conformità, quindi che tutto vada bene, anche se l'applicazione di queste norme non è obbligatoria. Altra novità riguarda la frequenza dei controlli, che in precedenza era per la maggior parte delle attività semestrale. Il decreto invece non fissa a priori una frequenza per i controlli, ma definisce che questa debba essere individuata sulla base di un approccio prestazionale, quindi su una valutazione specifica del rischio e sulla base delle informazioni fornite dall'installatore e dal fornitore delle apparecchiature sui manuali d'uso e controllo delle apparecchiature antincendio. Il cosiddetto decreto GSA, quindi gestione della sicurezza antincendio, definisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro sia in fase di esercizio che in fase di emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio della ditta, quindi le caratteristiche della squadra di emergenza. Il decreto va a sostituire una serie di allegati del DM 10 marzo 98 che riguardano appunto l'informazione e formazione antincendio da parte del datore di lavoro rispetto ai suoi dipendenti, le procedure da attuare in caso di incendio, ovvero i contenuti del piano di emergenza dell'impianto. I contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti delle squadre antincendio e l'allegato 10 che riguarda i luoghi di lavoro dove gli addetti antincendio dovevano ricevere formazione specifica da parte dei vigili del fuoco, sostanzialmente corrispondenti con le attività definite ai sensi del DM 10 marzo 98 come attività a rischio elevato. Quali sono i contenuti del decreto GSA? Gli aspetti maggiormente significativi? Beh, innanzitutto vengono definiti i contenuti dei corsi di formazione da parte degli addetti antincendio, nell'allegato 3. Diciamo che i nuovi criteri, contenuti dei corsi di formazione degli addetti antincendio sono abbastanza simili a quelli che definiva già il DM 10 marzo 98 per livelli crescenti di rischio, quindi c'era un livello crescente di formazione sia in termini di contenuti e competenze che in termini di ore e prove pratiche, dal rischio basso, medio fino ad arrivare al rischio alto. Ecco, la principale novità del DM 2 settembre 2021 riguarda l'imposizione di prove pratiche sull'uso dei presidi antincendio, sull'uso dei presidi antincendio più semplici, quindi estintori, naspi e idranti, anche per gli addetti in attività a rischio, quello che veniva definito rischio basso o medio, e ora invece viene definito livello di rischio 1 e 2. Altra novità del decreto, sempre in allegato 3. Vengono stabiliti i contenuti dei corsi di aggiornamento da parte degli addetti antincendio, anche qui dicevo con un livello crescente in relazione al livello di rischio dell'azienda, ma soprattutto la novità riguarda la periodicità dell'aggiornamento. Non erano definiti dal 10 marzo 98 criteri specifici per l'aggiornamento né determinate periodicità, c'erano delle circolari dei vigili del fuoco che davano indicazioni, ma erano indicazioni non cogenti.
Ecco, il decreto ora definisce innanzitutto che l'aggiornamento periodico da parte degli addetti della squadra di emergenza debba essere con cadenza quinquennale. E poi vengono definiti anche i contenuti specifici che riguardano i corsi di aggiornamento, quindi non solo più i corsi di formazione. Infine, il decreto conferma sostanzialmente quelli che sono i contenuti del piano di emergenza interno, che rimane un obbligo per le attività lavorative in determinate condizioni, anche se cambia il criterio, perché mentre precedentemente era previsto l'obbligo in base ai lavoratori, ora l'obbligo è definito sulla base dei possibili occupanti, quindi maggiore. Per un numero maggiore di 10 occupanti, anche occasionali. Però dicevo, i contenuti del PEI sono sostanzialmente confermati. Se vogliamo, ricordiamo, è importante che dal punto di vista degli impianti di gestione rifiuti, l'obbligo di elaborazione del piano di emergenza interno deriva anche da quello che è conosciuto come decreto sicurezza, l'articolo 26 bis del decreto sicurezza, che imponeva appunto l'elaborazione di un piano di emergenza interno e la comunicazione di determinate informazioni alle prefetture per l'elaborazione del piano di emergenza esterno. Veniamo infine al cosiddetto decreto minicodice, ovvero il DM 3 settembre 2021, che andrà definitivamente ad abrogare il DM 10 marzo 98. Il decreto che definisce i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, va a sostituire una serie di allegati tecnici molto importanti del 10 marzo 98, non solo l'allegato 1 che definiva le linee guida per la valutazione del rischio incendio, ma anche gli allegati 2, 3, 4 e 5 che riguardavano indicazioni generali per i luoghi di lavoro sulle misure per ridurre la probabilità degli incendi, sull'esodo, sulla rivelazione dell'allarme dell'incendio e sulle attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi. Quali sono gli aspetti più significativi e le principali novità rispetto al DM 10 marzo 98? Beh, innanzitutto questo decreto, al pari del DM 10 marzo 98, si applica a tutti i luoghi di lavoro con esclusione dei cantieri, in quanto soggetti specificatamente alle disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008. Altra novità riguarda la valutazione del rischio incendio, in quanto diversamente dal DM 10 marzo 98, questa non è più finalizzata semplicemente alla definizione di un livello di rischio, ma all'individuazione di tutte le misure in termini di strategia antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di una determinata attività ai fini appunto di garantire la sicurezza antincendio della stessa. Il decreto dunque distingue tra attività a rischio basso, sono specificatamente definite in allegato 1 al decreto, e le altre attività. Per le attività a rischio basso si applicano i criteri definiti dall'allegato 1, che è appunto il cosiddetto minicodice, un codice di prevenzione incendi semplificato, se così si può dire. Per le altre attività valgono invece o i criteri delle regole tecniche verticali per determinate attività. Facciamo l'esempio: all'interno di un'attività potremmo avere degli uffici, e gli uffici possono essere soggetti, sono soggetti alla loro regola tecnica verticale, oppure più in generale ai criteri definiti dal codice di prevenzione incendi, quindi dal DM 3 agosto del 2015. In questo senso, il decreto supera per i luoghi di lavoro il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015, che è riferito a determinate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e invece ai fini dell'applicazione di questo decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro che non siano definibili come a rischio basso o che non siano soggetti a specifiche regole tecniche verticali. Finiti gli approfondimenti che riguardano i nuovi decreti che andranno a sostituire il 10 marzo 98, vogliamo ora fornire qualche anticipazione rispetto a quella che sarà la prima norma tecnica verticale, quindi norma tecnica di prevenzione incendi per gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In particolare, lo schema del decreto è stato trasmesso a marzo di quest'anno alla Commissione europea e dovrà essere notificato, e la sua conformità dovrà essere
verificata conformità rispetto al diritto europeo entro giugno di quest'anno. Quindi è possibile una sua molto prossima approvazione. Con il decreto saranno nello specifico approvate le misure tecniche di prevenzione incendi che riguardano stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti o in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento, ma da questo campo sono esclusi gli impianti dei rifiuti inerti e gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti radioattivi, sono invece ricompresi i centri di raccolta rifiuti, purché di superficie superiore ai 3.000 metri quadri. Vediamo dunque quali sono i contenuti della regola tecnica, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione. La norma tecnica si applicherà ovviamente agli impianti di nuova realizzazione, ma anche agli impianti esistenti al momento dell'approvazione del decreto, qualora questi non siano in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi. Quindi, se l'impianto all'atto di emanazione del decreto non ha adempiuto a quelli che sono gli obblighi del DPR 151-2011, deve adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore di questo decreto rispetto agli aspetti tecnici definiti dall'allegato 1 al decreto stesso. Il decreto, però, quindi la norma tecnica, si applicherà anche in caso di modifiche o ampliamenti di impianti esistenti, purché le misure antincendio dell'attività esistente, quella diciamo non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso di modifiche o ampliamenti in cui la parte esistente non abbia misure antincendio che possono essere compatibili con gli interventi da realizzare, si potranno invece utilizzare i criteri generali di sicurezza antincendio, quindi le norme previgenti al momento dell'entrata in vigore della regola tecnica. Ecco, vediamo ora quelle che sono le classificazioni definite dalla regola tecnica di prevenzione incendi in relazione alla superficie, quindi alla grandezza dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, e in relazione alla tipologia di aree, quindi ai trattamenti svolti. Sono in particolare definite tre livelli sulla base della superficie: AA per superficie minore di 5.000 metri quadri, AB per superficie compresa tra 5 e 10.000 metri quadri e AC per superficie maggiore di 10.000 metri quadri. In relazione alla tipologia di aree vengono invece distinte le aree di stoccaggio di rifiuti al chiuso, le aree di stoccaggio di rifiuti all'aperto, le aree di stoccaggio di rifiuti a parete o all'aperto o al chiuso, e le aree di stoccaggio di rifiuti in baia o bunker, anche queste possono essere all'aperto o al chiuso. Sono poi definite aree a rischio specifico, ovvero aree soggette a una regola tecnica verticale allegata al codice di prevenzione incendi, e con la denominazione TZ altre aree. Ecco, questa classificazione è molto importante poi per individuare quelle che sono le soluzioni conformi che riguardano la strategia antincendio degli impianti di nuova realizzazione. Vediamo dunque in conclusione di questa pillola quali sono gli aspetti della strategia antincendio definiti dall'allegato 1 della norma. Beh, sono gli stessi del codice di prevenzione incendi, li vedete indicati in questa slide. Ecco, per tutti gli aspetti non definiti specificatamente dalla regola tecnica verticale valgono i criteri generali del codice di prevenzione incendi. Nella slide ho evidenziato quelli che secondo me sono le tematiche più rilevanti per le disposizioni del decreto, in particolare per quanto riguarda distanze di separazione, in quanto il decreto propone due possibili approcci, uno tabellare e uno analitico. Ecco, con l'approccio tabellare le distanze di separazione fra cumuli di rifiuti piuttosto che fra cumuli di rifiuti e fabbricati sono molto rilevanti, quindi diciamo rispetto agli impianti esistenti, per quella che è la nostra conoscenza, servirebbero delle superfici molto maggiori. Questo ovviamente spinge il tecnico ad affrontare la tematica con un approfondimento che è appunto quella della valutazione analitica che valuta la possibile propagazione dell'incendio sulla base del livello di irraggiamento prodotto dall'incendio del cumulo di rifiuti. Per
Per quanto riguarda il controllo degli incendi e la rivelazione d'allarme, quello che vi volevo segnalare è che per carichi di incendio significativi vuol dire sopra i 600 MJ al metro quadro o sopra i 1200 MJ al metro quadro, il decreto impone sistemi sia di controllo dell'incendio che di rivelazione allarme dell'incendio automatici, quindi sistemi molto importanti con livelli di prestazione molto importanti rispetto a un livello di rischio che effettivamente è consistente, ma che è facilmente raggiungibile negli impianti di stoccaggio rifiuti. Pensate, titolo di esempio, che lo stoccaggio di 50 tonnellate di plastica su un'area di 1000 metri quadri comporta un carico di incendio superiore a 1200 MJ al metro quadro, quindi un carico di incendio per il quale sono richieste sistemi automatici sia di controllo che di rivelazione d'allarme. L'ultimo aspetto che vi volevo segnalare, ci avviamo alla conclusione, riguarda la sicurezza degli impianti tecnologici, perché per la prima volta in una regola tecnica di prevenzione incendi vengono, diciamo, ufficialmente indicate come misure di prevenzione, di sicurezza dell'attività, non misure propriamente dette di antincendio, le termocamere. Ecco, le termocamere sono un sistema molto efficace di prevenzione, quindi di identificazione dell'incendio prima che questo si sviluppi, che però ad oggi non sono riconosciute appunto come un sistema antincendio per un discorso, forse alcuni di voi sapranno, di conformità rispetto alle norme tecniche. Ecco, una delle novità della regola tecnica invece è quella di prevederle non come misura propriamente d'antincendio, ma come misura di sicurezza necessaria comunque per garantire la sicurezza dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Con questo ci avviamo al termine. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Trovate in quest'ultima slide i miei contatti qualora vogliate appunto ricevere precisazioni o approfondimenti sui temi che abbiamo trattato. Di nuovo un saluto e buona continuazione.